Il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli sono stati arrestati oggi nell'ambito di un'ampia operazione contro la camorra a Napoli che ha coinvolto 27 individui. Le autorità ritengono che questi soggetti siano gravemente coinvolti in una serie di reati, tra cui associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere per turbare aste con attività illecite e associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato dall'estero con una componente transnazionale. Nell'ambito di questa operazione sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore approssimativo di 8 milioni di euro. Secondo gli investigatori, Tony Colombo e Tina Rispoli avrebbero avuto legami commerciali con il clan di Lauro, finanziando una fabbrica di sigarette sequestrate in seguito dalle forze dell'ordine. Questa fabbrica era utilizzata per importare tabacco grezzo dall'estero, confezionare pacchetti di sigarette per il mercato nazionale italiano e per l'esportazione internazionale.